Avvocato Massimo Proietti, in questi giorni ci siamo sentiti e visti parecchio, però insomma le questioni sono effettivamente tante, quelle che riguardano la Ternana in questo momento. E le chiedo che cosa ha stabilito il CONI con quella sua decisione di rinviare tutto al 7 settembre, ce lo spiega per cortesia? Senz'altro. Dunque, il provvedimento di oggi è un provvedimento fondamentale, ma prima di arrivare a commentare il provvedimento di oggi, che in effetti è il provvedimento che lascia aperti gli spiragli più seri per il ripescaggio della Ternana, è bene, a mio avviso, ripercorrere tutto quello che è accaduto in questa vicenda. Innanzitutto, i ripescaggi sono regolati con la comunicazione ufficiale 54 del 30 maggio 2018. Quello è il provvedimento di base nel quale vengono emanati i criteri, gli adempimenti e le richieste di versamenti economici alle società. Da quel momento inizia un percorso amministrativo che non si è mai interrotto. Il 3 agosto, addirittura, la federazione fa un comunicato con il quale ribadisce che, nonostante la Lega ha votato un campionato a 19 squadre, resta la validità e il vigore del comunicato ufficiale 54 e si procederà secondo quanto previsto dal comunicato stesso, quindi con i format a 22 squadre. Sulla base di un procedimento amministrativo, quindi, che è iniziato ed è stato portato avanti, le varie società interessate ai ripescaggi entro il 27 di luglio, ed esattamente la Ternana il 23 luglio, hanno provveduto a presentare domanda di ripescaggio e ad effettuare i versamenti di 700.000 euro. Questo quindi lo stato dell'arte fino al 3 di agosto per quanto riguarda la posizione della federazione. Accanto a questo, il problema del Novara, che aveva tentato attraverso il ricorso al Tribunale federale, confermato dalla Corte federale, di annullare parzialmente il comunicato ufficiale 54, quindi di annullare parzialmente proprio quel provvedimento che stabiliva con quali criteri, con quale modalità si dovevano effettuare i ripescaggi. Ecco la grande importanza del comunicato 54, fondamentale direi. Che cosa succede? Il 10 di agosto, come tutti abbiamo visto, il collegio di garanzia del CONI, le sezioni unite, quindi del collegio di garanzia del CONI, a firma del dottor Frattini, emettono un provvedimento inaudito d'altra parte con cui la sentenza della Corte federale viene sospesa, quindi il comunicato ufficiale 54 rimane in pieno vigore. Da dire che in tutto questo percorso giudiziario gli avvocati della Federazione Italiana Gioco Calcio hanno sempre aderito alla nostra tesi, e quindi alle tesi del Provercelli e del Siena, secondo cui il comunicato ufficiale 54 è l'unico provvedimento che deve essere seguito integralmente, senza quindi le modifiche chieste dal Novara, per definire quali sono le società da ripescare. Detto questo, è di tutta evidenza come noi giungiamo fino alla fatidica decisione del 13 di agosto, in cui l'inversione di tendenza della federazione è evidente. Quindi è un'inversione di tendenza che contrasta con quello che è il comunicato ufficiale 54, difeso fino al 3 agosto e difeso con i propri avvocati nella sentenza pro Novara fino alla mattina del 13 di agosto. In questa situazione si vanno ad innestare i due provvedimenti del collegio di garanzia del 14 e della data odierna del 16 di agosto. Sono due provvedimenti fondamentali perché con questi due provvedimenti la Corte non prende minimamente in considerazione quelle che sono le modifiche all'articolo 49 e 50 delle NOIF, ma ci dice in maniera chiara, questo lo vorrei ribadire a chiare note perché oggi è stato confermato in maniera chiarissima che ad oggi è in vigore e lo sarà fino al 7 settembre, che è la data di udienza, il comunicato ufficiale 54 del 30 maggio 2018. Ma scusi, scusi se la interrompo, avvocato, ma perché allora Valada e Fabricini sono presi questa briga di fare, nonostante questo, di
di fare la Serie B a 19 squadre. Le ragioni per cui hanno insistito su questa posizione, ovviamente io non le conosco, è evidente che fino al 13 sera, o meglio fino alle ore 20 del 13 sera, la Lega e quindi il presidente della Lega hanno rischiato il commissariamento, perché se non arrivava il provvedimento alle 20:30 della FIGC, con cui invertiva totalmente la tendenza, con cui andava a revocare un comunicato ufficiale 54 con la modifica degli articoli 49 e 50 delle NOIF mai ipotizzata fino a quel momento, la Lega sarebbe stata commissariata. Questa era la situazione. Le ragioni per cui questo è avvenuto non le sappiamo. Sta di fatto che oggi la federazione dovrebbe prendere atto di un provvedimento chiarissimo in cui si dice: fino al 7 settembre, fino a che quindi il merito di queste controversie non verrà deciso tutte insieme, quindi sia la sentenza pro Novara, sia i problemi del calendario a 19 o 22 squadre, quindi tutte le problematiche che hanno interessato questo caldo estate calcistico, finché non verranno decise il 7 settembre per l'Alta Corte e quindi per le sezioni unite del Collegio di Garanzia, è in vigore il comunicato ufficiale 54 con tutte le sue regole, anche compresi gli adempimenti e i riversamenti economici effettuati. Con la Serie B a 22 squadre? Quindi. Con la Serie B a 22 squadre. Quindi in pratica squadre. Ci dovrebbero essere 3 X, Y, Z, diciamo sì, nei calendari questo, della Serie B. Questo, per dovrebbero giungere rifarlo. Ora alle conclusioni, questo dovrebbe essere il provvedimento logico, il provvedimento intelligente. Possiamo chiamarlo un provvedimento in attesa della sentenza, certo, cautelare, ma in ogni caso è un provvedimento che faciliterebbe da un punto di vista logistico quelle che sono le operazioni che inevitabilmente andranno ad essere effettuate o dovranno essere effettuate il 7 settembre, nel momento in cui il collegio arbitrale dovesse confermare, come noi riteniamo confermerà, tutto quello che ha detto e ripetuto dal 10 di agosto, il 14 agosto ed oggi, secondo cui il comunicato ufficiale 54 è l'unico in vigore. Quindi la Serie B è a 22 squadre, a questo punto è ipotizzabile un rinvio dell'inizio del campionato, perché cioè, che senso c'ha iniziare con 19 squadre quando già sanno che saranno questo 22? Questo potrebbe essere la logica, è chiaro che in questo braccio di ferro che si è innescato probabilmente la federazione e la Lega continueranno sulla loro strada. Quello che più ci interessa invece, quello che speriamo, ci auguriamo e che riteniamo altamente probabile, è che la Lega Pro disponga un rinvio dell'inizio del campionato dal 2 al 9 di settembre o a data successiva. In quel caso ci sarà soltanto un problema per chi verrà ripescato di naturalmente dover recuperare le partite che non sono state giocate, quindi le due partite del 24 di agosto e del 2 di settembre, ma questo sarà l'unico problema logistico. Ecco, dunque siamo contenti che la Serie B sarà 22 squadre, però saremmo ancora più contenti se a partecipare a questo campionato Serie B sarà la Ternana. In questo senso sì, possiamo fare previsioni? In questo senso possiamo fare un'altra previsione. Dica. E la ringrazio della domanda. Prego. Il Collegio di Garanzia è andato oltre, non soltanto ci dice in questi provvedimenti e soprattutto nel provvedimento di oggi che il comunicato ufficiale 54 è in vigore, ma ci dice anche che le censure mosse da Ternana Calcio sono delle censure che debbono essere approfondite sul punto, in quanto riguardano una controversia analoga, io direi identica, questo è il termine comunque che usa il dottor Frattini, già risolta dal Collegio di Garanzia con il provvedimento 24 dell'11 agosto 2014, quando fu tentata da parte della Lega la stessa operazione, cioè quella di ridurre il numero di squadre partecipanti al campionato. Anche in quel caso il collegio lo ha risolto integrando il format e quindi mantenendo il format delle 22 squadre. Nel richiamare quella decisione di
appena qualche anno fa, chiaramente il Collegio di Garanzia ha lasciato intendere che sicuramente sosterrà quell'orientamento giurisprudenziale. Ecco, un'ultima cosa le chiedo, Avvocato Proietti, ecco, voi avete diffidato il commissario Fabricini, il presidente della Lega di B, Balada, ma temete, le chiedo se temete manovre di palazzo. Ma diciamo che le manovre di palazzo e la nube di possibili manovre di palazzo è stata sgombrata proprio da questi provvedimenti. Abbiamo accolto con plauso le decisioni del 10, ma soprattutto queste del 13 e di oggi del Collegio di Garanzia, non tanto per il provvedimento di per sé, perché in realtà il provvedimento cautelare di accoglimento è solo quello del 10, ma per tutte le linee guida che sono state tracciate, e sono delle linee guida serie per le quali possiamo auspicare che si deciderà secondo giustizia. Decidere secondo giustizia per la Ternana significa poter riprendere la Serie B. Grazie Avvocato Proietti. Buonasera.